Siamo arrivati così al capolinea del 24, per usare i nostri termini di oggi, quel capolinea che si trova dove c'è l'anello, ovviamente vedete che stanno facendo i lavori per prolungarlo fino a Nove Pasqua, e la località lì si chiama Servaresco. Si chiama Servaresco perché prende il nome dal borgo che c'è appena a sud del capolinea, per precisione a sud-ovest del capolinea. E bisogna dire che in questi territori i comuni si sono alternati in una maniera impressionante, perché ogni volta che c'era un cambio di dominazione cambiavano anche i confini amministrativi. Ad esempio, se Venezia è stato comune, poi è stato subito abito solo, è stato subito abito, cioè ogni volta che arrivava qualcuno cambiava le carte in tavola, perciò non è particolarmente significativo se fosse comune o meno. Però sono tutti borghi che hanno avuto una loro autonomia, e questo secondo me è più significativo. Vuol dire che all'interno del singolo borgo c'era abbastanza da poterci vivere, e poi per il resto si andava in città, il carretto c'era. Servaresco è costituita da alcune cascine, di cui una si chiama cascina Servaresco, ma in realtà è nota anche come l'abbazia di Servaresco, che è questa cappella. Questa cappella, che vedete chiaramente di impianto cinquecentesco, e chiaramente anche una casa padronale del 600. All'interno mi pare sia rimasto anche qualche reperto, però mediamente è sempre chiusa perché è di proprietà privata di questa azienda agricola Servaresco. Di fronte rispetto alla via Servaresco, quindi più vicina alla via Ripamonti, si trova invece la cascina Gaggiole. Cascina Gaggiole che fa vendita diretta di prodotti e che è stata la prima a farla a Milano, di onore a me, è stata la prima ad aprirsi a fare la vendita diretta dei suoi prodotti. Adesso ormai, come ho detto l'altra volta, come sicuramente sapete, molte cascine fanno questa attività e alcune fanno anche il turismo. Vi sono poi un altro paio di cascine minori per completare il borgo di Servaresco, il cui nome, come potete capire, viene da Silvano, quindi da Boschini. Che poi fosse un tipo che si chiama, una persona che si chiama Silvano, o che fosse l'ambiente che era Silvano, non è che abbia modo, perché se non si chiama Silvano è perché è nato nel bosco, quindi alla fine comunque c'è il bosco. Andando ancora un pochino più a sud, sì, tra 10 minuti dovrei chiudere, non potete dirmi troppo. Andando ancora un pochino più a sud, incontriamo il borgo di Marconago. Il borgo di Marconago è il più famoso come lo IEO, cioè l'Istituto Europeo di Oncologia, nel senso che è un po' come dire che Milano è vicino alla Baia, anziché viceversa, perché ovviamente lo IEO è sotto Marconago, non è Marconago, è sotto vicino allo IEO. Marconago esiste dal tempo dei Romani. Il primo riferimento sicuro è del 1089, se ricordo bene, in cui si fa riferimento a Locum Maconacum e un altro. E probabilmente noi viene da un continente romano dove Macone, ecco, Macone, Macone. Il borgo è costituito da due frazioni di noi, che perché poi sono esattamente coincidenti l'una con l'altra come confine, che si chiama Maconago Piccolo e Maconago Grande. Maconago Piccolo è la parte rurale che è verso la zona di Via Conti, ma con Maconago Grande la zona artistica che è oltre. Di questo borgo già l'altra volta ho detto qualche cosa, qui mi soffermo leggermente di più anche perché è un borgo estremamente interessante. Innanzitutto sulla via stessa, Ripamonti, c'è una cascina, ma dovrei dire un agglomerato, che è quello sotto, che è stato recuperato nella parte che vedete nella fotografia negli scorsi anni e di cui la parte di fronte la stanno recuperando adesso. Si chiama Cascina Brandezzata, qualcuno chiama anche Brandezzata, ma tolto che dovrebbe originare la Roma, era Brandezzata, quindi la chiamo anche così. Di sopra e di sotto. Attualmente è stata presa in carico dall'ambiente ospedaliero per farci delle attività di ricerca, ospitalità, eccetera, quindi di una recupero, diciamo così, di una cascina per fini sociali, e quindi secondo me è comunque molto, molto valido, anche perché la cascina era di ospedale, di proprietà dell'ospedale maggiore, si vede ancora il simbolo sull'ingresso, che ovviamente a questa distanza non si vede, comunque c'è ancora il solito classico cerchio dell'ospedale. La cascina si trova, come dicevo, sulla destra scendendo, quindi a ovest della via. Sulla sinistra comincia la via Marconago e la prima casa che c'era lì non c'è più. Era un edificio di
ha ospitato per molti anni la scuola ebraica, non vi dico il nome della scuola ebraica in ebraico perché non lo ricordo più praticamente, però era una scuola molto significativa perché insegnava non soltanto cultura ebraica, ma cercava di insegnare proprio l'integrazione tra la cultura ebraica e la cultura della nostra città. Attualmente la sede è stata trasferita in via Nivoli, in zona 8, per lo sia zona 6, e poi comunque si esiste tuttora la scuola. L'edificio no, perché era stato deciso di demolirlo per variare la via. Appena dopo si trova sulla destra, sulla sinistra abbiamo lo mio, quindi non ne parliamo perché ovviamente è una costruzione recente. Sulla destra abbiamo il centro ittico che è un gruppo di cascine, che sono queste qui, che ospitano, come chiamo, centro ittico, come dice il centro ittico milanese. Il centro ittico milanese come società ci è arrivato relativamente in tempi recenti, ma è dal 70 che vi si fa, diciamo così, cura degli animali preferiti, e quindi scuola, eccetera. Oltre c'è la cascina 24, che credo che come nome porti ancora quella di cascina Ranghetti, dagli ultimi agricoltori che l'hanno coltivata, perché quella lì è la zona di Tutela di Creste, quindi la cascina è stata tipicamente lasciata andare. La cascina era molto bella, sono passato 25 anni fa dentro, c'era ancora una meridiana, un campanile a vela, il portone è ancora comunque in legno, più che dignitoso, c'era la classica aia corte quadrata, adesso non si vede niente perché è chiusa, all'inizio si faceva per lavori, poi si è capito che invece fa parte di quel discorso legato poi al fallimento, quindi ovviamente stiamo aspettando di capire che cosa succederà anche. Dopo questa cascina si entra nella parte più, diciamo così, artistica. La parte artistica che è annunciata da un moncherino perché c'erano dei pezzi tratti da chiese e altre parti che sono stati portati via perché si comincia subito con i furti. Sulla sinistra invece abbiamo un furto evitato perché c'è una chiesa del 600, prima intitolata San Paolo, poi San Carlo e Marconago, molto bisognosa di restauro, come vedete questa fotografia scattata qualche mese fa, dove sono stati messi i ponteggi e poi sono stati tolti, però sono stati i ponteggi per qualche anno. La chiesa sorge nel territorio a nord della via Marconago, che è, come dicevo prima, di proprietà di Gresti. Gresti l'ha acquistata dai Conti Crepi, ma attenzione perché quando ci avevano i Conti Crepi abbiamo rischiato la demolizione della chiesetta per costruirci un residence. E si sono mosse numerose associazioni, tra cui anche la nostra, per evitare che venisse costruito il classico cubo di cemento armato orrendo, e devo dire che quando ho visto costruire lo IEO ho visto che erano state rispettate almeno le volumetriche tipiche delle cascine, perché ho visto che ha uno due piani, il tetto rosso, insomma, è molto più integrato con l'ambiente, mentre qui rischiava ovviamente uno proprio. Tuttavia la chiesa è di proprietà appunto dell'imprenditore che dicevo prima, e quindi anche la chiesa comunque non può farci niente perché non è di sua proprietà. Speriamo che nell'ambito di questo discorso giudiziario che c'è in ballo alla fine possa passare a qualcuno che la restauri. L'interno è molto interessante, siamo riusciti a vederlo quando sono andati negli anni 80 perché c'era un